Oggi, 30 agosto, è il penultimo appuntamento con gli diari critici del Mabbos. Fino ad ora ho voluto concentrare la mia attenzione sugli artisti, sul modo in cui si sono insediati ed hanno ridisegnato lo spazio residenziale in funzione degli ambienti, delle installazioni che verranno svelate e presentate proprio in questi ultimi giorni. Oggi però voglio fare un piccolo passo indietro per spiegare brevemente che cos'è una residenza e quindi qual è la sua funzione in un luogo così particolare come appunto il Mabbos. Le varie residenze che si sono susseguite nell'arco degli ultimi 2 anni sotto un unico progetto residenziale dal titolo Sens qui al Mabbos sono nate con la particolare attitudine a differenziarsi rispetto alle consuete residenze d'artista. Ne è nato un percorso all'interno del bosco, tutto costellato di opere che gli artisti hanno eseguito, sul posto e che hanno restituito alla comunità. La seconda residenza Sens, del 2019, questa che stiamo seguendo, in questi giorni, ha però, come particolarità il carattere di una residenza un po' più tradizionale. Difatti, delle vere e proprie strutture architettoniche delle casette hanno ridisegnato una piccola porzione di spazio boschivo, andando a differenziarlo rispetto al suo contorno, ma in qualche modo fortemente a caratterizzarlo. Tutte le residenze artistiche, infatti, in base ad una serie di criteri oggettivi, agiscono profondamente su un luogo specifico e in funzione di esso. La modalità è quasi sempre dialettica, infatti la grande sfida degli artisti è quella di dialogare e integrarsi perfettamente nella quotidianità di una comunità che normalmente va ad ospitarli, pur però mantenendo il carattere universale del proprio linguaggio e della propria ricerca artistica. In questi giorni di indagine, in cui ho vissuto una sorta di residenza parallela a quella degli artisti, ho potuto appurare che questa funzione sociale delle residenze artistiche è risultata non soltanto fondante, ma anche necessaria all'interno di un contesto come quello della Sila Catanzarese in cui opera il Mabbos, appunto il museo del Bosco della Sila. Vi do appuntamento a domani, sempre alle ore 20, su tutti i canali social.